Dato che non lo facevo da un po' e non mi ricordo sinceramente l'ultima volta che l'ho fatto, nuovo video acquisti! Siamo stati al mercatino delle pulci di Assago, effettivamente qualcosa di interessante c'era, non solo gaming ma anche collezionismo, carte eccetera eccetera, quindi andateci, ve lo consiglio. Ovviamente oltre al mercatino delle pulci c'è anche il Second Life Retro Game, qualcosa recuperato su Vinted, qualcosa che mi hanno regalato e quindi andiamo a vedere. Vabbè, questa non credo che ci sia neanche da menzionarla, è arrivata, un dono. Un dono di Babbo Natale. Passiamo oltre. Qua la pigna dei ritrovamenti cresce sempre di più. Infatti stavo pensando di mettere un mobile lì e soprattutto una mensola qua sopra, spostando i quadri, dove appoggiavo tutti i vari giochi retro. Anche perché, ragazzi, io non so più dove mettere le cose. Andrò velocissimo perché sennò questo video è infinito e partiamo dalle cose un po' più recenti. Allora, Dragon Ball Origin per DS. Questo l'avevo già fatto vedere in un video precedente. Gioco molto molto carino. Poi c'è 13 per la prima Xbox, non è ridotto benissimo, ma ragazzi davvero l'ho preso a una cifra estremamente ridicola, quindi va bene così. Red Dead Redemption 2, ammetto che non ce l'avevo ancora in collezione in formato fisico, quindi per lo stesso motivo di prima, preso. Poi Mafia Trilogy, ancora sigillato, preso a Second Life Retro Game, c'erano i saldi e quindi perché no, dal momento che mi mancava Mafia 3 e Mafia è una delle mie saghe preferite. Poi Horizon Forbidden West e Spider-Man, entrambi per PS5, ancora sigillati, recuperati su Vinted, anche questo delle cifre che, ovviamente in italiano, non ve le dico le cifre perché ragazzi potreste rosicare incredibilmente. Ora si passa al vecchiume. Partiamo dai PS1, questo è stato regalato da un mio amico, Metal Gear, come vedete sembra anche tenuto bene, purtroppo gli manca il libretto, ma c'è dentro la demo di Silent Hill, la custodia originale era questa, e come vedete è un po' rovinata e quindi ho fatto un cambio. Anche questo ho regalato dal mio amico, ovvero Tekken 2, Platinum, però è completo, e anche Ship. Perché... sì. Sì, beh, ovviamente Atlantis l'ho preso al Second Life Retro Game, aveva la copertina perfetta per Metal Gear e ho fatto il cambio. Poi, sempre al Second Life, abbiamo preso Bassa Move 4, anche a questo io ho fatto un restauro della copertina, e Tomb Raider 2, che invece questo era perfetto, perfetto, bellissimo, in italiano. Poi, sempre al mercatino, buttati in una scatola, c'erano questi due, Crime Killer e FIFA 2000, che ovviamente sono vuoti, perché in realtà mi servono solo le custodie. E poi per la modica cifra di 2 euro ho preso questo International Super Soccer 98, di cui non me ne frega niente, ma c'è dentro la demo di Metal Gear e quindi l'ho preso solo per questo motivo ed è perfetto. Poi passiamo a Sega con Afterburner per Master System, poi abbiamo questo Lemmings, sempre per Master System ancora col logo di Halifax, perfetto, anche questo praticamente era nuovo, anche questo da Second Life, e Double Dragon, cioè saga incredibile. E ultimo ritrovamento al mercatino, sempre buttato in una scatola, c'era lui. Io credo che abbia un buon valore e mi devo informare bene.